Popillia japonica, un coleottero originario del Giappone, è una delle specie da quarantena più conosciute. In Italia è comparsa solo nel 2014, restando confinata alla Valle del Ticino, ma in America, dove l'insetto è comparso ai primi del Novecento, ogni anno provoca perdite per 460 milioni di dollari, nonostante i tentativi di eradicazione. La specie provoca danni durante tutto l'anno, in estate sulle chiome dove volano gli adulti, ma soprattutto sui prati dove vivono le larve durante l'inverno. In questo video mostriamo come riconoscere le larve adulti, quali danni può provocare, quali sono i rischi per l'Emilia-Romagna e come controllarli. In Italia Popillia japonica compie una generazione all'anno. Gli adulti sfarfallano dal terreno tra la fine di maggio e l'inizio di giugno e possono vivere fino a 2 mesi. Il momento di maggiore presenza degli adulti si ha in estate attorno al mese di luglio. Dopo l'accoppiamento le femmine scavano gallerie profonde 5-10 cm nei prati umidi per deporre circa 3-4 uova per volta. Occasionalmente possono deporre uova anche nel suolo di colture come ad esempio mais e soia. Nell'arco della propria vita una femmina produce 40-60 uova. Le larve trascorrono l'inverno a pochi centimetri di profondità nel terreno di prati umidi, da inizio settembre fino a fine maggio. Gli adulti di Popillia japonica sono coleotteri scarabeidi che misurano circa 10 mm, dal colore verde metallico con riflessi bronzei sul dorso. Il principale carattere che la distingue da altri scarabeidi quali Anomala vitis o Cetonia aurata è la presenza di 12 ciuffi di peli bianchi, 5 ai lati dell'addome e 2 più ampi sulla parte terminale. Le larve di Popillia sono lunghe circa 30 mm a maturità e hanno un colore biancastro con il capo bruno chiaro. Per riconoscerle occorre osservare la forma del raster, una formazione di setole presente all'estremità ventrale dell'addome. In Popillia il raster è a forma di V, composto da 7-8 setole per lato. Gli adulti sono dei coleotteri molto facili da riconoscere perché hanno dei caratteristici peli laterali. Possono essere mandati al servizio fitosanitario per una identificazione precisa. Molto più difficile riconoscere le larve nel terreno perché è già un'osservazione specialistica, perché bisogna guardare i raster, un numero di setole, verifica da fare in laboratorio, ma l'accertamento degli adulti direi che è abbastanza semplice anche per un profano. Gli adulti di Popillia sono polifagi e provocano erosione a carico delle foglie, dei fiori e anche dei frutti, risparmiando in genere le nervature. Il singolo adulto di Popillia japonica non fa un grande danno, ma questi insetti si muovono assieme, quindi dopo dove ne ho uno io in genere ne ho qualche centinaio, quindi mi trovo ad avere su un frutto o su una pianta un numero enorme di insetti che defogliano completamente la pianta, quindi la divorano letteralmente. Le larve di Popillia japonica si nutrono di radici, in particolare di graminacee, provocando ingiallimenti e disseccamenti dei manti erbosi di giardini, campi sportivi, prati e pascoli. Ai danni diretti si aggiungono quelli provocati dall'attività di animali, ad esempio talpe o cinghiali, che predano le larve presenti nel terreno. La Popillia è stata segnalata su circa 300 specie vegetali ed è considerata dannosa su oltre 100 piante, sia spontanee che coltivate, comprendenti alberi da frutto, essenze floreali, colture di pieno campo, specie ortive e ornamentali. Tra i vegetali maggiormente attrattivi su cui concentrare le osservazioni si citano rovo, vite americana, rosa, enotera, ciliegio, tiglio in fase di fioritura e nocciolo. Popillia japonica è un coleottero nativo di Cina e Giappone. Dai primi del Novecento, la sua introduzione accidentale nella costa orientale degli Stati Uniti ha provocato danni maggiori rispetto al reale originario asiatico. In Europa Popillia japonica era segnalata solo nelle isole Azzorre, ma nell'estate del 2014 è stata rinvenuta per la prima volta in Italia, su entrambe le sponde del fiume Ticino. Nel tempo la zona infestata tra Lombardia e Piemonte si è progressivamente allargata, pur rimanendo confinata attorno al fiume. Nel 2017 è stata rinvenuta anche nella Svizzera italiana.
In questo momento Pupilla japonica è presente soltanto nella valle del Ticino, fra Lombardia e Piemonte, però è evidente che sia in modo passivo che in modo attivo può spostarsi e potrebbe raggiungere anche l'Emilia-Romagna. Negli Stati Uniti la diffusione di Pupilla japonica è stata favorita dalla presenza di ampie superfici investite a prato, che costituiscono l'ambiente di riproduzione ideale di questa specie. Il focolaio italiano presenta caratteristiche analoghe, con abbondanza di prati umidi. Pupilla japonica è un buon volatore, quindi può arrivare partendo dal Ticino, dalle zone infestate, anche nell'area occidentale della regione Emilia-Romagna, ma può sfruttare anche il trasporto passivo, auto, mezzi di locomozione, quindi le nostre ricerche sono centrate soprattutto nei punti in cui potrebbe essere catturato, quindi nei parcheggi, nelle aree di scambio e quindi l'installazione di trappole per intercettare l'arrivo di questi adulti, che sono un po' la apripista della popolazione che potrebbe insediarsi in Emilia-Romagna. La presenza degli adulti può essere rilevata nel periodo fra giugno e agosto, con osservazioni visive sulla vegetazione nelle ore più fresche della giornata. I sintomi di alimentazione possono suggerirne la presenza, seppur confondibili coi danni da altri insetti e lumache, ma il posizionamento di specifiche trappole a feromoni sessuali risulta molto più efficace per un rilevamento precoce delle infestazioni. In area indenne il monitoraggio sulle larve è giustificato solo in presenza di deperimenti importanti estesi su tappeti erbosi o prati irrigui. Le trappole a feromoni sessuali più efficaci sono i modelli tricheresque, acquistabili nelle normali rivendite di agrofarmaci. L'attrattivo con il quale sono attivate le trappole ha un'efficacia di qualche centinaio di metri. Se degli esemplari adulti sono presenti nel sito, bastano pochi minuti perché si avvicinino alla trappola e vengano catturati. È quindi sufficiente il posizionamento di almeno una trappola per sito a rischio identificato. Ogni trappola deve essere registrata con le coordinate GPS. In Emilia Romagna utilizziamo trappole Tresè o Rescue, che sono quelle normalmente in vendita, innescate con feromone e cairomoni per attirare gli adulti. Hanno una capacità di attrazione di un centinaio di metri, quindi gli adulti presenti in quest'area vengono attirati, quindi è sufficiente mettere in genere una trappola per area per intercettare una popolazione eventualmente presente in loco. Naturalmente ogni trappola è registrata con le coordinate, quindi è mappata, per cui abbiamo una mappa che comprende tutti i punti di monitoraggio in modo da poter seguire l'eventuale presenza degli adulti sul territorio e mapparla sul sistema FitoGIS. La situazione italiana è costantemente aggiornata sui siti internet dei servizi fitosanitari di Lombardia e Piemonte, alle pagine dedicate a Pupilla japonica. Pupilla è una specie da quarantena particolarmente pericolosa, per cui è fondamentale che ogni rinvenimento venga tempestivamente segnalato al servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Fondamentale riuscire a intercettare immediatamente gli adulti per intervenire ed evitare l'insediamento. Considerata la pericolosità dell'insetto, non è opportuno spostare esemplari vivi. Il metodo più semplice per mantenerli intatti per l'identificazione è congelarli in freezer per alcune ore. Gli adulti possono essere mandati al servizio fitosanitario dell'Emilia Romagna, quindi alla nostra sede. Può essere anche importante mandare una foto. In Piemonte e in Lombardia, a fronte di infestazioni elevatissime, sono stati integrati diversi metodi di lotta. Per gli adulti si impiegano trappole a feromoni per la raccolta massale, abbinate a trattamenti insetticidi abbattenti. Nei prati infestati dalle larve si possono realizzare trattamenti con insetticidi biologici a base di nematodi e o funghi entomopatogeni. In ogni caso, qualora venisse individuato un focolaio in Emilia-Romagna, sarà il servizio fitosanitario a stabilire quali provvedimenti dovranno essere messi in atto nelle aree infestate.